Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qui dopo tanto tempo che non filmo. Per voi non sarà sembrato così perché ovviamente avevo dei video già registrati, ma in questo periodo sono stata un po' impegnata, quindi non ho avuto modo e tempo di registrare. Comunque, dopo tanto tempo che non registro, sono tornata con un video ricco. Ma quando vi dico ricco di acquisti, vi dico proprio dovete credermi in parola perché appunto ho tantissime cose. Vabbè, come al mio solito, io accumulo roba e poi insomma mi ritrovo seppellita in casa. Prima di iniziare, se non ancora l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche appunto per non perdervi nessun mio nuovo video. E bando alle ciance, iniziamo subito perché altrimenti finiamo dopodomani. Allora, come prima cosa vi vado a mostrare dei prodottini che mi sono stati inviati dall'azienda Elisavecca. Appunto, vi vado a coprire, vabbè. Qui, comunque, questo era il pacchettino che mi è stato inviato qualche settimana fa. Vorrei provare questi prodottini con voi perché mi ispirano un sacco. Sono stata tentata più e più volte, però ecco, li ho lasciati lì. Capirete la mia tentazione, dato che mi hanno inviato cosa potevano inviarmi: le maschere per il viso e un altro prodottino. Questo in particolare è un siero per il viso che va teoricamente dovrebbe andare a lenire la pelle e a riempire tipo le rughette di espressione, va ad arricchire il fondotinta, insomma ha un sacco di benefici, ma ve ne parlerò magari meglio in un video dove lo andremo a provare insieme. Mi hanno mandato altre tre maschere. Questa è la maschera al collagene per il contorno occhi, fatta in cellulosa e serve per andare ad idratare, a dare maggiore idratazione appunto al contorno occhi. Poi quest'altra serve per un'idratazione profonda, appunto, per dare un'idratazione profonda alla pelle. Quest'altra invece è per andare a pulire il viso in profondità. Sono maschere fatte a step, quindi per esempio questa ha tre step. Questo è il primo, questo è il secondo e questo è il terzo, che appunto contiene la maschera. E per ultimo la maschera anti-aging. Stessa cosa, questa contiene tre step all'interno, 1, 2 e 3. Il terzo contiene la mascherina. Sono prodotti molto, molto carini, con il pack veramente bellissimo e non vedo l'ora appunto di andarli a provare insieme. Questi erano appunto i prodotti che mi aveva inviato Elisavecca. Adesso passiamo a tutto il resto che ho comprato di tascozza mia. Sono stata da TK Maxx qualche settimana fa e appunto, come vi avevo mostrato in un altro video, ho ritrovato delle mascherine della marca Biobel, che appunto avevo lasciato la prima volta e le ho ritrovate con mia fortuna, con mia grandissima fortuna, la seconda volta. Questa è la hashtag Decadence ed è la maschera idratante. I pack ovviamente sono strabellissimi. Questa invece è la hashtag Beauty Scoop, che è la maschera, credo stessa identica cosa, molto idratante, tipo rimpolpante, eccetera, eccetera, eccetera. Ma comunque, vabbè, come ben sapete, io mi faccio fregare molto spesso dalle confezioni e queste erano, dato che una già l'ho provata, no, anzi due ne ho provate, erano molto valide, ho deciso di prendere anche queste due. Poi ho fatto un ordine tipo grandissimo su eBay perché appunto io queste mascherine ve le ho straconsigliate in tutti i miei video, insomma, dei finiti o in tutti i miei video dove vi mostro i miei acquisti, eccetera, eccetera. Ve le ho sempre consigliate e come appunto ben vedete, le ho riprese tutte quante. Le ho riprese questa volta in tutti i gusti, a parte per quella al latte che non c'era più, però vabbè, non mi dilungo più di tanto perché conoscete già e sono mascherine per il viso della marca Apieu. Se trovo qualche link magari di riferimento ve lo lascio qui giù nell'info box. Poi ho voluto provare anche questa, era dallo stesso rivenditore, sempre dell'Apieu, è una maschera super 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 idratante e dovrebbe dare tipo un'extra freschezza al viso, infatti lo dice anche qui, e questa nello specifico è agli agrumi. Mia fortuna, erano a sconto le maschere della Dr. Jart. Queste non mi ricordo quanto le ho pagate, sempre su eBay le ho prese, ma comunque mi sembra che le ho pagate tipo pochissimo, tipo 1,99, una cosa del genere. Queste sapete tutti quanti benissimo che costano tantissimo.
Questa credo che la proverò in un video con voi perché è la maschera, la Protecting Solution, ed è la maschera, la famosissima maschera, quella che fa tutte le bolle e dovrebbe andare a pulire la pelle tipo in profondità, quindi non vedo l'ora di provarla. Ah beh, tutte, non vedo l'ora di provarle perché lo sapete quanto io ami buttarmi roba in faccia, detta così, potrebbe, insomma, essere capita male, però mi piace tantissimo farmi le maschere. Invece quest'altra è sempre una maschera pulente, eccetera, eccetera, però insomma ha questo diverso colore. Stessa identica cosa, questa non fa le bolle, a meno che io non abbia detto male, ma no. Comunque molto carina anche questa e dato che non le avevo mai provate, queste della Dr. Jart e costavano pochissimo, ho deciso di prenderla. Come vi avevo detto, appunto, sono stata da TK Maxx e ho trovato anche questi pacconi di maschere. Questa in particolare l'ho pagata 5,99 e contiene all'interno 10 maschere ed è una maschera antinquinamento, ossia è una maschera che va appunto a pulire in profondità la pelle, va a rimpolpare tutte le rughette d'espressione, eccetera, eccetera, eccetera. Questa già l'ho provata nello specifico e devo dire che è super top. È della marca Kina Cosmetics. Se non mi sbaglio, sì, Kina Cosmetics è scritto qui, ma magari vi lascio qualche link giù, sempre nell'info box. E questa invece, stessa identica cosa, è un paccozzo di maschere. Questa però ne contiene 5, sono delle maschere anti-aging ed è della marca Global Beauty Care. E questa nello specifico l'ho pagata 4,99, però devo dire che l'ho fatta prima di appunto di iniziare questo video, di fare questo video, e mi sento la maschera. La maschera, sì. Buonanotte. Mi sento il viso super freschissimo. Poi, appena arrivato è questo pacchettino da Superdrug, che qui io ho il negozio fisico, però se non sbaglio potete ordinare anche dall'Italia. Io in questo caso ho deciso di prendere dei prodottini online perché appunto in negozio non li avevo trovati. Nello specifico ho preso questo perché vorrei farmi appunto, come ho già fatto in passato, come si dice, le punte rosa, che sui miei capelli non escono rosa, appunto perché, come si può ben vedere, la mia base è scura, però avendo fatto dei colpi di sole, mi si vanno a riempire, appunto non diventano di questo rosa o non diventeranno mai così, però danno un colore molto carino e quindi ho deciso di riprenderlo. Mi sembra che costava 6,99 o 5,99, quindi questo è uno di quei colori che lo fate e poi vanno via con i vari lavaggi che fate, quindi vi dura tipo per 2, 3, 4 lavaggi al massimo. A me non è che dura tantissimo, non prende tanto sui miei capelli, però secondo me se avete capelli molto chiari dovrebbe rimanere di più. Qui ci sono scritte tutte le varie gradazioni di colore, quindi insomma vedete un attimino anche voi quella migliore per i vostri capelli. Ho voluto, vabbè, riprendere, questo è molto al volo, queste salviettine struccanti con l'acqua micellare, che le ho provate l'altra volta, le avevo prese in negozio, se non mi sbaglio le avevo prese su Amazon, e forse sono le mie salviettine appunto preferite, che struccano al massimo. Appunto io come struccante uso questo e avevo voluto provare queste, infatti sono le migliori fino ad adesso, quindi le ho riprese just in case, non si sa mai. Ho voluto prendere un po' di prodottini della Makeup Revolution, che adesso si chiama Revolution Pro, se non sbaglio, o Revolution Makeup, qualcosa del genere, perché appunto li vedevo sempre, però non trovavo mai le nuove confezioni. Appunto trovavo in negozio solamente tipo le vecchie confezioni o le vecchie formulazioni. Questa volta, così per curiosità, ho voluto prendere questo, che è lo spray fissante, però questa è la versione Oil Control. Vediamo un po', magari lo provo con voi, facciamo tipo una reaction in diretta, una prima impressione, non so come chiamarlo, però vediamo un pochino e vedrò se consigliarvelo o meno. Poi, sempre della stessa marca, appunto ho preso questo illuminante che mi aveva, cioè io non indosso illuminanti di solito così, però con l'arrivo dell'estate ho detto boh, magari, non lo so, vedendoli cioè tipo quasi tutti i video di tutte le ragazze che seguo, cioè dopo un po' ti viene quella lampadina, ti si accende e dici vabbè, me lo compro anch'io uno. E tu quale ti compri? Ovviamente quello arcobaleno, cioè il meno portabile di tutti, però vabbè, si sa che non sono tanto a posto alle volte. E questo, a parte il design molto carino, speriamo sia anche portabile, che non faccia tipo i chiazzoni sulle
sul viso. Poi ho preso, da tantissimo tempo volevo prendere questi correttori, nello specifico ho preso che nella colorazione C4, e questi ne ho presi due perché li ho presi appunto per una ragazza che me li ha chiesti e glieli manderò, o insomma glieli darò quando tornerò in Italia. Per me invece ho voluto prendere la tonalità C5 perché non so, magari mi ci troverò meglio. Questi li avevo sbocciati in negozio, però non ce n'erano più, c'erano solo i tester. E quindi mi sembrava che la C4 era un po' troppo, un pelino troppo chiara, un po' troppo rosata. Quindi ho detto, vabbè, magari prendo la C5 e vediamo come mi ci trovo. Ho preso anche il famosissimo, cioè questo l'ho visto veramente ovunque e mi ispirava, ma non l'avevo mai trovato in negozio, il famosissimo Revolution Pro Foundation. Quindi il fondotinta della Make Up Revolution. Questo che ho preso io è nella tonalità F7, che non saprò mai, fin quando non lo proverò, non saprò mai se sarà buona per il mio incarnato. Io spero di sì, incrocio le dita perché altrimenti non saprò che farmene. Devo dire una cosa, che le descrizioni sul sito sono veramente fatte benissimo. Cioè ogni tonalità, ogni... Io parlo solo di questo, poi il resto non l'ho visto. Però ogni tonalità ha la sua descrizione, il suo sottotono di pelle, eccetera eccetera eccetera, quindi credo che non si possa sbagliare. Poi non lo so sinceramente perché non ancora lo apro. Sempre Make Up Revolution ho voluto prendere la polvere pressata, appunto la cipria, che al suo interno, io adesso stavo notando, ha anche la sua spugnetta. Non so se si può vedere, se sì, si vede, vedete, ha la spugnettina, e questa è in particolare la tonalità, non lo so, Porcelain, Soft Pink. Altra cosina, ho voluto prendere questo eyeliner in penna, sempre Make Up Revolution, mai provato, il tratto l'ho visto. Ah no, ecco, si apre. Ha lo scovolino in velcro, lo proverò con voi. Per finire ho preso anche un rossettino, che appunto questi dovrebbero essere tipo dei dupe, soprattutto per la confezione dei rossetti di MAC, ma ovviamente questa è plastica, proprio plasticosa. Nello specifico ho preso il rossettino Red Carpet, nella tonalità, scusate, Red Carpet, ed è questo bel rosso, non così acceso, però insomma dal vivo non è così acceso, ma comunque è un bellissimo rosso. E proprio per concludere ho preso anche la spugnettina della Make Up Revolution. Questa ero veramente stracuriosa di provarla, l'avevo vista in negozio ma era tutta aperta, così quindi lo stesso non l'ho presa. Devo dire che gli stand della Make Up Revolution a volte sono un po' disastrati, quanto quelli della Essence in Italia, perché mi ricordo quando andavo tipo negli stand Essence, nell'OVS o da Scarpe Scarpe, stessa identica cosa, cioè erano allucinanti, cioè sembrava che ci fossero passati tipo i vichinghi a prendere i trucchi. Però vabbè, boh, non capisco questa cosa sinceramente. Però vabbè. Ah, con l'ordine mi sono dimenticata di farvi vedere che mi avevano inviato anche questa cosa, che sinceramente non so quando userò mai, però grazie, grazie mille. Questo era tutto, era un parolone. Io ho cercato di fare il più in fretta possibile perché appunto è tantissima roba, forse non si è visto bene, però veramente spero che non venga un video super mega lunghissimo. Spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacio grande, vi invito a lasciare un pollicino appunto se vi sono piaciuti tutti i miei acquisti. Fatemi sapere se volete un video dove provo qualche mascherina con voi nel particolare, se vi interessa qualche mascherina, insomma, che non avete mai visto, eccetera, eccetera. E io vi mando appunto un altro bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!